A qualche secondo siamo in diretta. Ok, siamo in diretta. Inizio? Sì. Buonasera a tutti, a tutti coloro che sono in ascolto, che ci stanno vedendo per questa iniziativa della campagna Sbilanciamoci, questo webinar sul tema dei sussidi ambientalmente dannosi, come cambiare l'economia senza avvelenare l'ambiente, o potremmo dire come cambiare l'economia per non avvelenare l'ambiente. Il tema è quello dei sussidi ambientalmente dannosi, cioè di tutte le iniziative che ogni anno lo Stato mette in atto, sussidi di vario genere, che causano danno all'ambiente, sussidi di carattere fiscale, monetario o di altro tipo. Siamo con i nostri ospiti che interverranno, con Loredana De Petris, che è la presidente del gruppo misto al Senato della Repubblica, senatrice, il professor Aldo Ravazzi, che insegna all'Università Roma 2 e che è il coordinatore del catalogo dei sussidi ambientali. Poi abbiamo collegata già Maria Grazia Midulla, se non ricordo male, responsabile energia e clima per il WWF, e poi ci sta raggiungendo anche Edoardo Zanchini, vicepresidente della Lega Ambiente. Io sono Giulio Marcon e sono il portavoce della campagna Sbilanciamoci, insieme a Matteo Lucchese, che purtroppo non è presente oggi, è ricercatore della campagna Sbilanciamoci. Abbiamo dato vita, abbiamo elaborato un rapporto sui sussidi ambientalmente dannosi che, a partire dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi del Ministero dell'Ambiente, formula delle proposte specifiche su come superare i sussidi ambientalmente dannosi e per noi trasformarli in sussidi ambientalmente favorevoli. Un rapporto che è stato possibile grazie all'aiuto, al contributo del gruppo misto del Senato, quindi ringraziamo il gruppo misto e ringraziamo Loredana De Petris per il sostegno che ci ha permesso appunto di realizzare questo lavoro, che è un lavoro che è iniziato 3 mesi fa. Ovviamente con l'emergenza Covid-19 abbiamo dovuto adeguarci anche con i tempi per poter chiudere questo rapporto. Io mi ero preparato, ci siamo preparati alcune slide, un numero molto contenuto, per così farci accompagnare in questa presentazione anche dalla visualizzazione di alcuni dati, di alcuni numeri e da alcune considerazioni. Quindi condivido queste slide con voi, vediamo se le trovo. Allora. Eccole qua. Cioè, scusate. Ecco. Si vedono? Sì. Perfetto. Allora, iniziamo appunto con la presentazione di questo rapporto, un rapporto che appunto oltre a fare un'analisi, insomma, a partire dal catalogo dei sussidi ambientali del Ministero dell'Ambiente, entra nel merito, diciamo, di alcune considerazioni e di alcune proposte. Ricordiamo, scusate che si sta muovendo, ricordiamo quanti sono, che cosa sono, diciamo, i sussidi ambientalmente dannosi in Italia. Sono sussidi a imprese e famiglie che sostanzialmente creano un danno all'ambiente, un danno, diciamo, di varia tipologia, un danno, diciamo, che provoca, diciamo, delle esternalità negative, usiamo questa espressione, e quindi anche un danno non solo alla salute dei cittadini, come l'inquinamento crea, ma anche un danno economico, perché costringe poi lo Stato a mettere in campo, come so dire, iniziative riparative, e quindi, oltre ad avere un costo, diciamo, nella concessione, diciamo, di questi sussidi, poi c'è un costo nel mettere in riparo ai danni che questi sussidi, diciamo, creano. Secondo l'ultima versione del catalogo, che è proprio di qualche giorno fa, di qualche settimana fa, sono 19,8 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi, per il 90% sono sussidi alle fonti
alle fonti fossili. Quindi si tratta, come ricordavo prima, di un costo per lo Stato, di un costo al quale va aggiunto l'altro costo, quello di tipo riparativo, delle spese che poi vengono sostenute per riparare i danni di questi sussidi ambientalmente dannosi, e poi c'è un costo sociale, appunto, derivante dall'eliminazione di vari sussidi. Qui non so se si vede molto, vediamo se riusciamo ad ingrandire un po'. Qui ci sono questo grafico ci sono appunto la suddivisione dei vari sussidi rispetto ai settori, agricoltura e pesca, trasporti e trattamento fiscale differenziato per la benzina e il gasolio. Quindi il rapporto, come dicevo prima, tende, diciamo, a fare una breve ricostruzione e una guida ai SAD, ma anche a suggerire una strategia di riforma, perché su questo si sta discutendo ormai da alcuni anni, su come intervenire per cercare di eliminare gradualmente, anche con compensazioni eventuali, questi sussidi ambientalmente dannosi che creano questi danni, diciamo, danni sanitari, sociali ed economici al nostro paese. Quindi nel quadro di una giusta transizione, potremmo definirla, di una transizione ecologica dell'economia. C'è un percorso di revisione, come ricordavo, da alcuni anni. La legge delega del 2014, che già conteneva dei presupposti per una revisione dei SAD, poi abbiamo la legge di stabilità del 2016, che istituisce il catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi. Sono state fatte 3 edizioni, l'ultima appunto nel maggio scorso, quindi sono 4 anni, un periodo relativamente breve di cui si parla, di questo tema. Poi abbiamo avuto il decreto clima, difficoltà di trovare la sintesi a livello politico, decreto clima che è, se non ricordo male, di un anno fa circa, prevedeva inizialmente un taglio lineare del 10%, non c'erano sostanzialmente tagli selettivi. Questo ha portato a un dibattito, diciamo, che poi ha visto, come si dire, superare questa ipotesi che era stata inizialmente avanzata. La legge di bilancio di quest'anno interviene solo marginalmente su questi sussidi, ma istituisce una commissione ad hoc presso il Ministero dell'Ambiente col compito di definire una proposta di revisione entro il prossimo mese di ottobre, quindi in tempi molto stretti, molto, diciamo, molto, molto stringenti. Abbiamo recentemente avuto, insomma, ancora in discussione, nel senso che dovrà essere approvato dal Parlamento, il decreto rilancio, che è un po', noi diciamo, timido sul piano ambientale, nel senso che la legge di bilancio aveva, come so dire, creato molte aspettative sul cosiddetto Green Deal del nostro paese, molta enfasi sul Green Deal, anche se, per onestà, bisogna ricordare che le risorse stanziate per il 2020 erano molto contenute e il grosso delle risorse era stanziato, comunque parliamo di non più di 50 miliardi di euro, negli anni a venire. E quindi, insomma, c'era molta aspettativa e molti di noi pensavano che il decreto rilancio avrebbe ripreso con più forza, diciamo, questo percorso del Green Deal, anche perché tutti pensiamo, diciamo, che anche a seguito di questa emergenza del Covid-19, bisogna, come posso dire, accelerare il percorso verso una riconversione ecologica dell'economia, e ci sembra che anche in Europa, la Commissione europea, anche con i provvedimenti recenti e con le misure recenti e con il Recovery Fund, vada decisamente in questa direzione. Per il momento sono ovviamente queste indicazioni ancora, diciamo, oggetto di un dibattito, e in alcuni casi, diciamo, hanno trovato la sintesi nelle proposte di questi mesi. Vedremo come poi concretamente si stanzieranno i fondi, come verranno utilizzati, su quali progetti, eccetera, eccetera. Il quadro internazionale sui sussidi ambientalmente dannosi è abbastanza, anche questo, recente. Nel 2009 il G20 di Pittsburgh ha evidenziato la necessità di eliminare e razionalizzare nel medio termine i sussidi inefficienti ai combustibili fossili. Poi abbiamo l'accordo di Parigi del 2015, abbiamo l'agenda globale degli SDGs per lo sviluppo sostenibile, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dove c'è un'esplicita
un esplicito riferimento all'esigenza di razionalizzare i sussidi inefficaci per i combustibili, inefficienti per i combustibili fossili. Abbiamo il G7 del 2016 che dice rimozione di sussidi dannosi entro il 2025. Poi, come ricordavamo prima, nel dicembre 2020 viene lanciato il Green Deal europeo e dopo, diciamo, il Covid, abbiamo Next Generation EU, ma insomma sostanzialmente Recovery Fund, che mette tra le tre priorità, diciamo, la transizione verde, diciamo, il green come uno dei tre assi strategici sui quali investire, diciamo, le risorse che sono state messe a disposizione per far fronte all'emergenza Covid-19. Dicembre 2019, ovviamente, Giulio. Prego? Il Green Deal europeo, ovviamente, nel dicembre 2019. Sì, sì, c'è un refuso. Sì. La strategia per il superamento dei SAD entro 2025, secondo noi, insomma, deve essere fondata, diciamo, su un'idea appunto di riconversione ecologica dell'economia, e utilizzare, come so dire, i SAD non tanto per, come so dire, trovare più risorse o risparmiare spesa pubblica, che comunque è una cosa significativa ed importante, quanto per trasformare i SAD in SAF, cioè prevedere, diciamo, che quei soldi che spendiamo in sussidi dannosi siano soldi appunto per sussidi favorevoli all'ambiente. E quindi costruire attraverso una transizione questa strada, la transizione ecologica delle imprese, trovare soluzioni condivise allontanando anche il rischio di scontri, perché di scontri, di confronti accesi, perché in molti casi si vanno a toccare o dei privilegi o comunque sia dei sostegni alle imprese e alle famiglie che, insomma, hanno contato su questi sussidi fino ad oggi, quindi toglierli, diciamo, potrebbe, come si dice, provocare un confronto e uno scontro e un conflitto. Quindi su questo, diciamo, noi pensiamo che debba essere costruita una transizione condivisa e con compensazioni per permettere, diciamo, di gestire anche socialmente ed economicamente questa strategia. Noi abbiamo nel nostro rapporto evidenziato alcune proposte. La prima, ce ne sono 10, quindi da lunedì, anzi mi sono scordato di dire questo, che da lunedì sarà scaricabile il rapporto dal sito di Sbilanciamoci, quindi ecco, lunedì quando andrete sul sito di Sbilanciamoci potrete scaricare, stampare, vedere, insomma, che cosa c'è scritto nelle 31 pagine di questo nostro rapporto. Noi prevediamo 10 strade, qui ne abbiamo, diciamo, elencate alcune. Intanto innalzare gradualmente da qui al 2025 l'accisa applicata al gasolio per liberare risorse che noi vorremmo utilizzare, che si possono utilizzare in varie direzioni: trasporto pubblico, sostegno alla mobilità elettrica, noleggio di vetture a basse emissioni, e questo, diciamo, per permettere, diciamo, che quei soldi che sarebbero liberati, diciamo, dalla progressiva eliminazione di questo sussidio vengono utilizzati per sostenere la mobilità sostenibile. Scusate il gioco di parole. L'altra proposta, che riguarda, diciamo, soprattutto le famiglie, riguarda, diciamo, quei sussidi che riguardano l'approvvigionamento elettrico, diciamo, riguarda l'energia elettrica, introdurre sussidi e strumenti fiscali che sostengano le fasce più vulnerabili della popolazione in modo, diciamo, più efficiente, efficace rispetto ai SAD attuali. Poi, naturalmente, dal punto di vista del metodo, bisognerebbe prevedere un tavolo di lavoro, diciamo, oltre la commissione, un tavolo di lavoro operativo tra imprese, delle autotrasporti, associazioni ambientaliste, per trovare le forme di compensazione più adatte, perché in alcuni casi è molto difficile anche intervenire. Pensiamo, diciamo, a tutte le agevolazioni per il gasolio per l'autotrasporto, diciamo, diventa difficile, diciamo, da questo punto di vista trovare delle compensazioni per chi ha, diciamo, dei tir, diciamo, dei mezzi di trasporto per i quali non è prevista ancora una soluzione, diciamo, dal punto di vista della mobilità elettrica, diciamo, realizzabile. Però si può, diciamo, lavorare intorno a forme integrate di trasporti. Pensiamo, ad esempio, a tutta una serie di possibilità riguardante il trasporto del cosiddetto ultimo miglio, no? Con i furgoni elettrici che già, diciamo, ci sono, per favorire, diciamo, soprattutto nelle grandi città, ma insomma in tutte le città dove è possibile, il trasporto, diciamo, dei
delle merci attraverso appunto un ricambio e quindi con compensazioni ai soggetti che sarebbero colpiti dalla riduzione di questi sussidi per il trasporto appunto con mezzi, diciamo, che non fanno male all'ambiente, quindi con la mobilità elettrica. Poi sostenere, diciamo, nel settore agricolo per passare dai SAD ai SAF, cioè ai sussidi ambientalmente favorevoli, incentivando l'uso di determinati prodotti e buone pratiche con meccanismi premiali. Qui c'è tutta la partita, diciamo, che riguarda la PAC, la politica agricola comune. C'è un problema di condizionalità, c'è un problema, diciamo, di una serie di come dire, interventi che riguardano, diciamo, l'orientamento degli aiuti, soprattutto all'agricoltura. Non l'ho detto, ma insomma lo troverete scritto nel rapporto: di questi 19 miliardi e 800 milioni di sussidi ambientalmente dannosi, alcuni possono essere inizialmente aggrediti, diciamo, con più facilità, altri, diciamo, è più difficile, e poi ci sono circa 3 miliardi e 2, se non ricordo male, di sussidi che devono essere affrontati in ambito europeo, che riguardano, diciamo, posso dire, un intervento che deve essere concertato a livello europeo, perché appunto tratta, ad esempio, nel caso del sostegno alla navigazione aerea per i carburanti, riguarda, diciamo, interventi che possono essere presi appunto in ambito europeo. In questa slide vedete, diciamo, vedete, insomma, come si potrebbero essere utilizzati questi diciamo sussidi, cioè come, diciamo, trasformare questi sussidi dannosi in sussidi favorevoli all'ambiente. Nel rapporto troverete tutte le specifiche, diciamo, per tutte le proposte nel dettaglio rispetto alle quello che noi pensiamo, diciamo, si debba fare per, diciamo, in questa direzione. Sicuramente, diciamo, c'è la possibilità, diciamo, il contesto è un contesto anche tendenzialmente favorevole, non solo per l'emergenza che stiamo attraversando, non solo perché c'è questo orientamento forte della Commissione europea, ma anche del nostro paese a procedere sulla strada del Green Deal, ma anche perché negli ultimi tempi c'è stato un crollo del prezzo di gas e petrolio, che permette, diciamo, di intervenire con più facilità, con relativa facilità rispetto a questo tema. Ricordo che purtroppo, come si è detto prima, ancora non è stato fatto molto in legge di bilancio, se non ricordo male, insomma, sono state fatte sostanzialmente due cose, una molto modesta secondo noi sui benefit sulle auto aziendali, ci si aspettava di più, poi alla fine il provvedimento è stato molto, molto contenuto e molto misurato, e poi, diciamo, sulle royalties, dove c'è una sospensione per 3 anni. Ecco, si può fare di più. Noi pensiamo che per il mese di ottobre, diciamo, si possa, diciamo, arrivare a un piano, insomma, speriamo che la Commissione ceda in questa direzione, anche perché appunto i temi che abbiamo di fronte, chiudo lasciando la parola come primo intervento a Loredana De Pedris, i temi che abbiamo di fronte sono di grande attualità. Insomma, a noi dispiace che il tema dei SAD non sia stato inserito nel piano Colau, nel senso che non si fa cenno a questa necessità, ma crediamo che negli stati generali sarà sicuramente un tema che verrà affrontato e che verrà sviluppato, anche perché, come dicevamo all'inizio, non ci sono solo 19 miliardi 800 milioni di euro spesi ogni anno in questi sussidi, ma ci sono i soldi che spendiamo dopo. L'ufficio studi del Senato ha stimato in circa 50 milioni di euro i costi, diciamo, esterni ambientali, chiamiamoli così, dovuti, diciamo, ai sussidi ambientalmente dannosi. Quindi soldi che in realtà spendiamo, diciamo, che sono oggetto di questi sussidi, sia nella concessione dei sussidi, sia delle spese che poi vengono prodotte per riparare ai danni di una parte di questi sussidi, sono molto, molto ingenti. Quindi queste sono, diciamo, alcune delle nostre proposte. Sono, ripeto, 10 proposte che riguardano
che riguardano appunto l'innalzamento graduale dell'accisa applicata al gasolio per appunto eliminare il trattamento fiscale, soprattutto perché incoraggia tra l'altro l'utilizzo di veicoli diesel che sicuramente bene non fanno appunto alle nostre città, mentre abbiamo bisogno di un sostegno di trasporto locale, alla mobilità elettrica e poi diciamo altre misure che ho diciamo evidenziato e che vanno nella stessa direzione. Noi per sbilanciamoci, questa è una priorità per le associazioni ambientaliste che sono qui con noi, WWF e Legambiente. Sappiamo diciamo l'impegno che Loredana De Petris diciamo al Senato diciamo ha messo in questi anni per affrontare questi temi. Sappiamo l'impegno diciamo di Aldo Ravazzi, diciamo che con passione ha coordinato il gruppo di ricercatori che ha lavorato su questi temi. Lo ringraziamo perché il catalogo è veramente una maniera di informazioni preziosissime e quindi diciamo è sicuramente una base sulla quale si può partire, però pensiamo che bisogna diciamo intervenire, ci rendiamo conto che ci sono lobbies, ci sono gruppi di interesse, ci sono problemi sociali molto molto delicati, però non possiamo più aspettare e abbiamo l'occasione per quelle tre condizioni che ricordavo prima: crollo dei prezzi del petrolio e del gas, emergenza che stiamo attraversando e volontà di procedere sul Green Deal, per una volta per tutte arrivare entro il 2025 all'eliminazione di questi sussidi ambientalmente dannosi. Lascio la parola a Loredana De Petris. Allora, intanto ringrazio anche per questo momento di confronto e spiego anche il motivo, diciamo, per cui avevo appunto chiesto anche a Sbilanciamoci, quindi come gruppo misto, ma di poter avere un ulteriore approfondimento diciamo sulla questione dei SARD. E quindi questo rapporto è un rapporto che io ritengo assolutamente che condivido molto. È uno strumento per noi, per tutti noi, per continuare in qualche modo ad agire sulla vicenda del superamento dei SAD e la loro trasformazione in SAF. Io diciamo questa che potrebbe sembrare uno slogan, ma invece diciamo è il contenuto di fondo del rapporto e anche l'intento con cui abbiamo lavorato in questi anni. Io dico due cose. La commissione, tu ricordavi e nel rapporto si ricorda diciamo le varie tappe, no, di questa vicenda. Il catalogo assolutamente che è stato uno strumento prezioso, l'ulteriore aggiornamento di maggio assolutamente prezioso, perché tutta il capitolo sussidi era nascosto, diciamo. Il catalogo ha dato l'occasione per avere lì sul sito del Ministero prontezza dei settori in cui interveniva, dei sussidi, della quantità, e ha dato anche l'occasione poi, e anche questo l'hai ricordato Giulio, anche al Servizio Studi del Senato, di fare una valutazione rispetto al famoso costo doppio per la collettività dei sussidi, dei SAD, cioè di quanto è l'esborso diretto in termini di sussidi per il bilancio dello Stato e contemporaneamente quanto poi è il costo ambientale, anche in termini economici, appunto, dei SAD stessi, cioè dei danni che produce e di quello che anche delle risorse che servono poi per riparare a questi danni. Dicevo, tu hai ripercorso le tappe. E vorrei dire, insomma, siamo arrivati alla legge di bilancio 2020 in cui è stato per disperazione, io lo dico qui così come mi viene, insomma, in qualche modo, è stata proposta l'istituzione della commissione con un compito ben preciso, cioè di produrre, diciamo, di lavorare, produrre un risultato, un rapporto entro ottobre
quindi siamo praticamente arrivati nel 2020, la commissione che è stata istituita appunto attraverso un emendamento alla legge di bilancio che abbiamo presentato noi, che è a mia prima firma, per un motivo molto semplice, perché venivamo da una vicenda che ha, a mio avviso, creato molti problemi poi per quanto riguarda la discussione sui SAD e riguarda la questione del decreto clima. Voi ricorderete tutti che nella prima bozza del decreto clima vi era, diciamo, il famoso taglio lineare del 10% ai SAD. Questo ha prodotto, diciamo, una sorta di... E io condivido quello che tra l'altro c'è con chiarezza scritto nel rapporto, di Sbilanciamoci, cioè che l'approccio più sbagliato è quello del taglio, è quello dei tagli lineari, perché alla fine produce non una selezione, non quindi diciamo anche la costruzione di una roadmap, ma produce, diciamo, quello che si è prodotto, diciamo, una sorta di alleanza di tutte le lobby, insomma, che si sono in qualche modo sentite colpite e che hanno prodotto, diciamo, una resistenza fortissima, e il fatto che è stato archiviato, diciamo, in qualche modo non solo sono stati archiviati i tagli lineari, ma come voi sapete anche poi nell'approvazione del decreto clima la stessa un altro emendamento, insomma, che riguardava sempre i SAD è stato, diciamo, prima approvato in commissione e poi addirittura ritirato, diciamo, in sede plenaria, proprio per pressioni molto molto forti che si sono esercitate. Quindi questo perché lo dico? Perché condivido molto il fatto che sia necessario, diciamo, anche dopo la fine del lavoro di questa commissione, di cui io devo confessare, diciamo, il Parlamento sa in questo momento poco e niente, cioè nel senso che anche il Ministro dell'Ambiente, in occasione adesso della discussione sulla mozione sull'emergenza climatica, ha fatto un accenno nella sua replica, ma non abbiamo, diciamo, avuto ulteriori elementi, e quindi si tratta da questo punto di vista anche di sollecitare, tanto più che è stato un mandato del chiaro e preciso con l'inserimento appunto in legge di bilancio da parte del Parlamento stesso, dell'istituzione della Commissione. Ma io condivido molto il fatto che a fianco alla Commissione dovrebbe esserci, diciamo, insediata anche una sorta di comitato, di concertazione, è brutto, ma insomma sentire poi, diciamo, tutte le parti per arrivare, diciamo, in qualche modo alla costruzione di una roadmap, proprio perché abbiamo visto che il taglio lineare non è certamente l'approccio migliore, ma invece, diciamo, bisognerà, per la trasformazione dei SAD in SAP, diciamo, arrivare in qualche modo ad una roadmap che almeno prova, diciamo, in qualche modo ad essere condivisa. E io credo che questa è l'occasione, diciamo, giusta per provare, diciamo, finalmente a metter mano alla questione dei SAD fino in fondo. Perché è l'occasione giusta? Perché intanto noi abbiamo la possibilità, a parte gli stati generali, a parte il piano Colao, ma un'occasione come questa, no? Questa crisi in fondo è anche un'opportunità in qualche modo di avviare velocemente anche quello che anche se in forme non ancora soddisfacenti erano state delineate, cioè anche nella stessa legge di bilancio e anche nel programma, per quanto sintetico, su cui si è costituita settembre scorso questa maggioranza, e cioè puntare molto sulla transizione verde, sul Green New Deal, un programma che aveva ancora non moltissime risorse, ma che oggi io credo che ha la possibilità, proprio in questo momento, di poter affrontare tutta la ripartenza e il rilancio del paese attraverso, diciamo, una possibilità vera e concreta di avviare senza più tentennamenti la transizione verde. E il superamento dei SAD e la loro trasformazione sono un elemento importante, a mio avviso, diciamo, di questa possibilità, di questa opportunità. Intanto adesso noi abbiamo, diciamo, a parte dal punto di vista economico, perché stiamo parlando di 19,8 miliardi, ed è vero che noi abbiamo fatto
due operazioni, sia il decreto Cura Italia che adesso il decreto rilancio, per un ammontare di risorse di 80 miliardi, tutte in deficit, con due scostamenti, e probabilmente ce ne sarà un altro, ma stiamo parlando quindi di circa 20 miliardi, che sono un quarto delle risorse che si sono utilizzate adesso anche per fronteggiare in qualche modo la crisi stessa. E poi perché sono una tappa importante? Per questo è importante, oggi è centrale riprendere con forza la questione, perché il rischio ancora una volta è che sia considerato una cosa, non so, come se fosse non decisiva e non determinante. Io il pericolo ce l'ho, per questo secondo me io non credo nella scusa che nel piano Colao non c'era il mandato, per cui non si nominano i SAD, perché in realtà nominare i SAD e intervenire nei SAD crea sempre, diciamo, molti attriti e molti problemi. E lo strumento della commissione era quello che noi abbiamo, diciamo, messo in campo, perché era uno strumento importante, quello istituito presso il Ministero dell'Ambiente, per appunto redigere una roadmap che deve essere assolutamente integrata se si vuole davvero costruire una strategia per la transizione, una strategia di riconversione. Opportunità, dicevo, in questa crisi, perché noi abbiamo anche la possibilità, diciamo, di non solo per i tre fattori che tu dicevi, Giulio: in questo momento abbiamo un crollo dei prezzi del petrolio e del gas, e quindi dal punto di vista energetico, ma perché abbiamo la possibilità di ridisegnare, diciamo, una ripartenza, quindi di un modello produttivo e anche un modello di consumi. E non si può affrontare questo se noi non delineiamo anche una strategia di riconversione anche dei SAD stesse. E come farlo? Certamente anche gli elementi che sono stati riportati dal rapporto, io li trovo, diciamo, abbastanza convincenti, sia quelli che riguardano, diciamo, la trasformazione di SAD in SAF, sia quelli che riguardano l'impatto sociale, insomma, no? Che guardano l'impatto sociale dell'eliminazione dei SAD, e quindi sia la parte della trasformazione che la parte della compensazione alle famiglie sono due pilastri che sono, diciamo, abbastanza centrali per riuscire a costruire una strategia vincente, diciamo, dal punto di vista dell'eliminazione dei SAD stessi. E poi torno a ripetere, stiamo parlando di risorse importanti. È vero che noi ci aspettiamo che dal Recovery Fund e da altre arriveranno molte risorse, e io spero che arriveranno, ma è vero anche che continuiamo a stare in una situazione, diciamo, in cui le risorse per la transizione sono assolutamente indispensabili, e soprattutto io credo che sia assolutamente necessario articolare, diciamo, le proposte della trasformazione. Articolarle, poi probabilmente avremo bisogno di ulteriori approfondimenti, ma certamente io credo che anche la proposta, diciamo, di affiancare alla commissione che deve finire il proprio lavoro a ottobre, ad una commissione, diciamo, in qualche modo di concertazione, possa essere un elemento molto convincente, diciamo, per fare questo tipo di operazione. E certamente i settori su cui poter trasformare i SAD in SAF sì, poi magari, insomma, possiamo discutere meglio di alcune questioni, ma insomma quelli che in qualche modo sono stati delineati anche prima da Giulio, io penso che sono, a mio avviso, diciamo, abbastanza convincenti. Cioè trasformarli anche in incentivi per appunto ambientalmente favorevoli, io credo che sia quella, diciamo, lo strumento principale. Quindi, ricapitolando,
alcune cose si possono fare gradualmente, come quella per esempio di innalzare l'accisa applicata al gasolio, insomma, quindi le proposte che vengono fatte sono proposte a mio avviso assolutamente ragionevoli, che permettono, diciamo, però di avere anche subito, di segnare, diciamo, una strada. L'introduzione di strumenti e anche sussidi fiscalmente vantaggiosi per le fasce, per compensare le famiglie e quindi soprattutto anche per quanto riguarda la povertà energetica, è un altro degli elementi sulla parte compensazione, quindi sulla parte sociale convincente. E poi soprattutto come rimodulare tutto il sistema dei sussidi anche alle imprese, trasformando quei sussidi dannosi in elementi, in incentivi per aiutare e condizionarli, diciamo, dal punto di vista ambientale, quindi della transizione ecologica, è un altro elemento centrale. Su questo che cosa devo dire? Nel decreto rilancio purtroppo noi abbiamo uno strumento importante, che è quello del super eco bonus, che però anche lì sono stati presentati alla Camera una serie di emendamenti per renderlo effettivamente rispondente, diciamo, non solo al super, che è super, ma ad essere ambientalmente favorevole, insomma, e spingerlo molto di più sulla parte dell'innovazione, dell'efficienza energetica e dell'innovazione ambientale. Però vi è solo quello strumento, purtroppo, ahimè, nel decreto rilancio, perché anche tutti i fondi che vengono dati, anche quelli, per esempio, le risorse a fondo perduto alle imprese, sono senza condizioni. E invece questa è un'occasione. Pensate per esempio all'eliminazione tout court dell'IRAP alle imprese, al di là se hanno perso o meno il fatturato, ma faccio questo esempio per dire, senza nessun tipo di condizionalità è assolutamente sbagliato. Io spero, diciamo, che nel passaggio alla Camera, poi quando verrà al Senato, non so se riusciremo ancora a metterci mano, credo che su quello bisogna lavorare per trasformare, per esempio, tutti quelli che pure quelli sono sussidi, insomma, tutte quelle risorse a fondo perduto, in strumenti anche che possano essere condizionati dal punto di vista ambientale, per spingere, diciamo, sulla trasformazione produttiva e sulla transizione energetica e comunque sull'innovazione. Anche rivedere, per esempio, tutti gli incentivi previsti per quanto riguarda Industria 4.0, anche lì. Questo per dire che questo metodo che voi indicate anche nel poter mettere in campo al posto dei SAD, dei sussidi che invece spingano molto, quindi incentivano molto verso la trasformazione verde, io credo che è lo strumento principale che abbiamo, che conosciamo, che possiamo meglio mettere in campo. Ora, le condizioni per far questo. Da una parte, sul recovery fund, lì ci sarà una condizionalità. Uno degli assi che è stato individuato è quello green, per cui anche le risorse di cui si è parlato, che ovviamente noi speriamo che ci siano, che sono quelle intorno a 170 miliardi, e che vorrei ricordare sono un terzo in più del piano Marshall, possono diventare, diciamo, un'occasione vera dal punto di vista delle risorse per un'accelerazione verso la transizione. E per fortuna, però, diciamo che l'Europa in qualche modo, o almeno un asse, l'asse green, l'ha individuato, e quindi comunque una parte comunque sostanziosa di questi fondi sarà, diciamo, a condizionalità verde. Questo diciamo, credo che possa aiutarci per indirizzare ancora di più, perché io credo che, diciamo, e questo, e poi mi avvio alla conclusione, è una conclusione politica, anche questa non vi è una diffusione molto forte nella classe dirigente in senso lato del paese della necessità di accelerare verso la transizione e di utilizzare, diciamo, l'opportunità anche di questa crisi, chiamiamola
di prenderla dalla parte dell'opportunità per un rilancio e una trasformazione profonda in senso ecologico. Ed è una parte, ed è quello che io ho notato anche molto carente in parte nel piano Colao, per dire, e ovviamente trovo, diciamo, molte timidezze anche nella discussione pubblica su questo, nella discussione politica pubblica su questo, per cui in tutta questa fase noi l'abbiamo avuta semplicemente legata ai sussidi, il pronto intervento per aiutare le imprese, per aiutare le famiglie, per aiutare chi stava soffrendo, gli 80 miliardi praticamente sono stati messi in campo tutti in questo modo, che è assolutamente giusto, per carità, ma vi è molta timidezza e nel dibattito pubblico la carenza si sente molto, di dire: questa è l'occasione per accelerare sul Green New Deal, su una vera riconversione, e quindi accelerare su transizione energetica e transizione verde, perché abbiamo la possibilità di avere molte risorse su questo e abbiamo anche la possibilità, diciamo, di accelerare sul cambiamento. Quindi anche la presentazione di questo rapporto può essere anche l'occasione, diciamo, quindi, che non riguarda solo i SAD ovviamente, ma è strettamente connesso alla transizione, per riaprire un grande dibattito pubblico, che è la vera carenza. Io non so se gli stati generali potranno supplire a questo, però c'è in questo paese la necessità di un dibattito pubblico. Questo c'è molto di più in altri paesi, che non solo mettono più risorse, ma credo che ci sia anche un'opinione pubblica molto più avvertita della possibilità e della necessità di accelerare sulla trasformazione. Io posso rimanere con voi un altro po' comunque. Grazie Loredana, grazie dell'intervento, del contributo e del lavoro che fa in Parlamento ormai, diciamo, da tempo, diciamo, su questi temi, in particolare per il contributo dato, diciamo, su questo aspetto specifico, anche con le iniziative che hai ricordato, insomma, per istituire la commissione. Adesso io darei la parola ad Aldo Ravazzi, che in questi anni ha coordinato il lavoro per il catalogo, quindi possiamo dire persona informata dei fatti, e ci darà sicuramente, come si dice, un contributo, credo anche critico, perché ovviamente avendo lavorato da tanto tempo su questi aspetti avrà potuto vedere il nostro rapporto, legge, il nostro rapporto, diciamo, alcune considerazioni, alcune proposte legate anche ai dati, diciamo, che il catalogo ci offre, che possono portarci a qualche riflessione. Si sarà sicuramente fatto un'idea, diciamo, su cosa si dovrebbe fare per arrivare appunto alla progressiva eliminazione, noi speriamo entro 2025. Quindi Aldo, ti cedo la parola. Grazie ancora. Grazie Giulio. Sì, sono reo confesso, faccio parte della squadra degli economisti ambientali che ha preparato il catalogo nelle sue prime 3 edizioni per il Ministero dell'Ambiente. E devo dire che farò un intervento di carattere strettamente tecnico e ascolto e imparo sulle proposte a livello politico che vengono da un think tank come Sbilanciamoci o dalla parte parlamentare o dalle ONG ambientali impegnati su questi e molti altri temi. E sono 8 le cose che brevemente vorrei ricordare che possono essere utili a sviluppare il dibattito e le proposte sull'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi. Il primo è che il Parlamento, credo con saggezza, ha dato mandato al Ministero dell'Ambiente di preparare un catalogo che utilizzasse una definizione molto ampia dei sussidi, per cui dentro i sussidi rientrano i differenziali di aliquote delle tasse e delle accise, rientrano gli sconti, le esenzioni, tutte quelle forme di trattamento agevolato che creano un danno di qualche tipo, un impatto sull'ambiente. E peraltro il catalogo si occupa sia dei sussidi ambientalmente dannosi che dei sussidi ambientalmente favorevoli, come richiesto dal Parlamento, in un istinto, credo, di conoscenza, di sapere che cosa succede, di avere una base di ragionamento sul quale poi il governo, il Parlamento, i decisori politici possono agire e muoversi. Il catalogo stesso non è ancora completo, è un lavoro in progress, ogni anno abbiamo scoperto nuovi sussidi, cerchiamo di approfondire, cerchiamo di migliorare le stime, perché queste sono stime, e il catalogo uscito adesso 10 giorni fa a maggio,
mandato dal ministro dell'Ambiente Costa, come richiede la legge, al ai tre presidenti, come diciamo noi, al presidente del Consiglio Conte e ai due presidenti del Parlamento, ha ancora molti miglioramenti che possono essere fatti, sviluppando la collaborazione fra gli esperti di tutti gli stakeholders. Per esempio, mancano un'analisi dei sussidi esistenti a livello regionale. Per esempio, va approfondito molto tutto quello che sono sussidi di spesa diretta. Sulla parte fiscale, le cosiddette spese fiscali, come si dice a livello tecnico, siamo direi completi. Però ogni anno scopriamo delle nuove cose e con l'analisi ovviamente si può migliorare. Allora il rapporto di Sbilanciamoci parte dal catalogo, fa le sue proposte a livello politico sulle quali io non entro, ma il rapporto è fatto molto bene, credo che interpreta e analizza bene i dati e di questo i tecnici non possono che essere grati e soddisfatti, come l'anno scorso quando fu pubblicato il secondo catalogo si sviluppò un grosso dibattito fra gli esperti e anche su alcuni giornali su questi temi, e questo serve credo al Paese a fare scelte coscienti delle cose. Il secondo punto è che abbiamo un forte sostegno a livello internazionale su questi temi, perché molti buoni esperti nelle organizzazioni internazionali ci aiutano a vedere che possiamo andare avanti sul tema dei sussidi. Penso ai lavori dell'OCSE, al rapporto recente sui sussidi alle fonti fossili appena uscito di OCSE con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Penso alla Carbon Pricing Leadership Coalition sostenuta dalla Banca Mondiale. Penso alla coalizione dei ministri delle finanze sui temi del clima, che è uscito con una serie di considerazioni che possono aiutare anche sui sussidi. E ovviamente non ho bisogno di ricordare le dichiarazioni della von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, e il Green New Deal europeo, le dichiarazioni del Ministro dell'Economia e Finanze Gualtieri o del Ministro dell'Ambiente Costa o anche dello stesso Primo Ministro Conte sul Green Deal italiano, sul ruolo che possono avere la rimozione dei sussidi ambientalmente dannosi e tentativi di riforma fiscale ambientale. Perché questo è il mio terzo punto, i sussidi ambientalmente dannosi e quelli favorevoli possono essere letti, studiati, modificati e riformati in maniera più efficace se li si mette dentro un quadro di riforma fiscale ambientale, di riforma fiscale ecologica. E su questo abbiamo lavorato in sede OCSE per molti anni e abbiamo sviluppato teoria, pratica, analisi di politica a livello internazionale che possono essere utilizzate. Uno può pensare a una riforma fiscale ambientale con l'introduzione di nuove tasse ambientali laddove è necessario, con la modifica delle aliquote ristrutturando le aliquote esistenti, l'introduzione di sussidi ambientalmente favorevoli e la rimozione di sussidi ambientalmente dannosi, ovviamente in maniera progressiva, dando tempo a consumatori e produttori di adattarsi. Secondo alcuni è meglio farlo nel quadro di una riforma fiscale generale, è l'esempio per esempio della Germania, dell'Irlanda. Secondo altri è meglio avere una riforma fiscale ecologica verde specifica, sono l'introduzione in Svezia, in Finlandia, in Norvegia per esempio, delle carbon tax e di modifiche del sistema fiscale nazionale specificamente sulle cose ambientali. Quale che sia l'approccio, credo che sia l'economia che l'ambiente beneficerebbero di elementi di riforma fiscale ambientale. Abbiamo poi l'impegno del G20 che richiamava Giulio Marcon nella sua introduzione. Già nel 2009, ma poi ribadito in varie occasioni, a livello G20 ma anche a livello G7, si è chiesto di rimuovere gli inefficient fossil fuel subsidies, che richiamerei l'attenzione a tradurre come gli inefficienti sussidi alle fonti fossili, perché abbiamo qualche esperto piuttosto furbo che prova a tradurlo i sussidi inefficienti alle fonti fossili dandogli un'interpretazione restrittiva, dicendo stiamo occupandoci solo di quei sussidi che sono inefficienti. No, se uno va a vedersi il testo originale dell'impegno G20, tutti i sussidi alle fonti fossili sono inefficienti, economicamente, ambientalmente, per problemi di sicurezza internazionale, di sicurezza energetica, di efficienza economica e di efficienza ambientale. Un quarto punto estremamente delicato è quello delle compensazioni ed è ovvio che in alcuni casi la rimozione di alcuni sussidi ambientalmente dannosi crea dei problemi a coloro che ne hanno beneficiato. I sussidi non sono stati introdotti casualmente, sono stati introdotti spesso per politiche industriali, per proteggere i poveri, per proteggere le fasce in difficoltà. È ovvio che se noi eliminiamo una serie di sussidi agli agricoltori, settori già per molti versi al margine, o all'autotrasporto,
creeremo molti problemi. Ma quello che ci hanno insegnato 20 anni, 30 anni di lavoro OCSE su queste cose è che ci sono strumenti alternativi. Ci sono le riduzioni sulle tasse sul lavoro, c'è la possibilità di fare un assegno ambientale, l'environmental check, di dare dei sussidi che slegano l'aiuto dall'impatto ambientale. Ha senso aiutare, fare degli sconti sul diesel, ha senso fare degli sconti sull'elettricità, sull'acqua, sui rifiuti che produciamo? Non credo che nessun economista o nessun esperto ambientale potrà sostenere una posizione di questo genere. Quindi aiutiamo quelli che hanno bisogno, settori industriali o fasce vulnerabili, ma in maniera esplicita, diretta e trasparente, non attraverso sconti che portano poi problemi all'ambiente. Noto che il rapporto di Sbilanciamoci insiste su questa spostamento da SAD a SAF, lo faceva anche la senatrice De Petris, lo ha fatto il ministro dell'Ambiente Costa, quindi la trasformazione dei sussidi esistenti dannosi in sussidi favorevoli è un'ipotesi, una pista molto interessante. Chi ha una preparazione economica non vedrebbe con dispiacere una abolizione dei sussidi e una riduzione del debito pubblico, e questo forse da tecnico l'avrei difeso con molta forza 3 mesi fa, ma adesso con la situazione dell'emergenza pandemia siamo in un quadro diverso e bisogna ragionare. Comunque l'idea che possiamo aiutare chi vogliamo aiutare socialmente e politicamente attraverso sussidi trasparenti, diretti e chiari, credo che sia un'idea forte. Se ho ancora 2 minuti, Giulio? Sì, sì. Volevo far presente altre 3 cose finali. La prima è che l'opportunità di una riduzione dei prezzi dei carburanti a livello internazionale è potente. Allora, quando ragioniamo di riallineamento diesel-benzina, come da alcune parti, per esempio il Ministero dello Sviluppo Economico si è sempre proposto di riallineare a metà strada le accise sulla benzina e il diesel, darebbero un segnale a favore dell'automobile a benzina, che forse non è quello di cui abbiamo bisogno in una transizione ecologica. D'altro canto, proporre manovre che allineano di 1 o 2 centesimi all'anno, come hanno fatto il Belgio e la Francia, sono segnali di prezzo molto deboli, soprattutto in un momento in cui abbiamo un abbassamento di 40-50 centesimi. Il prezzo della benzina è sceso da 1,80-1,90 agli attuali 1,30-1,40. Se noi non approfittiamo di questo periodo per rifiscalizzare e avere un segnale di prezzo forte, certo noi abbiamo una tassazione della benzina forte, ma possiamo con questi stessi soldi abbattere le tasse sul reddito, per esempio, se serve un'opzione tecnica. Molte cose noi le possiamo fare a livello nazionale, unilaterale, forse le dovremmo fare, ma certo se le facciamo insieme agli altri, ai partner europei, alla comunità globale, avranno molta più forza ed efficacia. E quindi molto meglio fare insieme all'Unione Europea l'eliminazione di certi sussidi, forse introdurre una carbon tax che potrebbe essere una risorsa propria, e al tempo stesso abbattere altri tipi di imposte sul lavoro e sulle imprese. Ricordo che il Ministero dell'Ambiente, con il sostegno della Presidenza del Consiglio, aveva proposto un progetto sulla riforma fiscale ambientale, di cui l'eliminazione dei sussidi è una delle gambe principali, che è stato approvato e finanziato dalla Commissione europea e affidato all'OCSE in cooperazione con il Ministero dell'Ambiente italiano, potrà forse essere un altro contributo. E infine, forse liberarci dei sussidi ambientalmente dannosi potrebbe essere un segnale importante alla comunità internazionale, allora ai partner dell'Unione europea, dove abbiamo a volte alcuni scettici sulla capacità dell'Italia di fare le cose seriamente. Se noi facciamo pulizia, se facciamo ordine in casa e l'eliminazione progressiva, ragionevole e ragionata dei sussidi ambientalmente dannosi potrebbe essere un segnale importante. Grazie. Grazie Aldo per il contributo e per il lavoro che hai fatto in questi anni. Adesso sentiamo il punto di vista delle associazioni ambientaliste WWF e Legambiente, entrambe fanno parte della campagna Sbilanciamoci. Dare la parola a Maria Grazia Midulla per prima. Grazie e complimenti per il lavoro fatto. Volevo richiamare un po' di storia, perché come Aldo anche io un po' di storia di questa vicenda la conosco. Addirittura fui io a sottoporre al WWF internazionale la questione dei sussidi ai combustibili fossili con Mark Halle, che è stato quello che in un qualche modo per primo a livello internazionale ci ha studiato.
Lo dico non per, per fare la vecchia della situazione, ma per dire che allora, già allora, c'erano studi abbastanza approfonditi sul fatto che soprattutto nei paesi in via di sviluppo era importante fare in modo che a un ridimensionamento o cancellazione dei sussidi facesse esplicitamente da contrastare delle misure favorevoli per le persone e per la popolazione, soprattutto la popolazione più povera, molto, molto visibili e quantificabili. Questa è una questione che è importante, ed è importante soprattutto nella realtà italiana, dove il nostro lockdown, a proposito, il nostro lockdown sui sussidi ai combustibili fossili è provocato dal fatto che ci sono tantissime lobby, tantissime corporazioni che in parte vivono su quei sussidi e in parte naturalmente ne usufruiscono in modo parassitario e non li mollano. Questa è sostanzialmente la situazione. Ed è difficilissimo, perché c'è una logica corporativa fortissima, difficilissimo prendere questi soldi e disporne per la trasformazione, perché ovviamente per la trasformazione tu avresti bisogno di soldi, di fondi liberi, non di fondi che comunque devono andare a un certo settore o a una certa categoria. Allora, noi stiamo vivendo un momento particolarmente favorevole, perché abbiamo tanti soldi che potremmo usare come fondi liberi, tra virgolette. E nel frattempo dovremmo avere quella capacità di visione e di programmazione che fa sì che questi, invece, i sussidi vengano in un qualche modo usati per la riconversione di determinati segmenti, oppure, come diceva giustamente Aldo e tutti quanti, oppure per far fronte a un'altra grande ingiustizia. Perché noi parliamo di povertà energetica, ma la povertà energetica, se viene affrontata come è stata affrontata fino adesso, cioè con dei sussidi per consumare tanta energia, è ancora più ingiusta, quando oggi invece c'è la possibilità di fare dei grandi interventi per andare per fare in modo che anche le famiglie si trasformino e vadano verso il futuro con l'efficienza energetica, le rinnovabili, eccetera, eccetera. Quindi la povertà energetica va affrontata dando anche ai più poveri gli strumenti per esempio, ci sono esperienze di pannelli in comodato d'uso per alcune categorie, eccetera, eccetera. Ci sono moltissime esperienze anche all'estero da cui si può trarre. Quindi, a mio modo di vedere, qui il problema è che non si può affrontare la questione partendo da un numero limitato di sussidi. Qua bisogna invece avere una visione, perché noi dobbiamo avere la capacità di usare i soldi nel modo in cui li possiamo usare per un piano e una visione, una strategia che abbiamo chiara. E invece non si fa nessuna delle due cose, ho l'impressione, ancora. Anche se molti se lo dovremmo fare, perché io pochi giorni fa ero ad ascoltare un dibattito di Euractiv dove la commissione ha detto chiaramente: guardate che noi per darvi i soldi vedremo che c'è scritto nei piani, non è che non le vedremo, quindi i piani saranno giudicati in base a quello. Inoltre ci sono sempre più segnali che anche nel campo non solo dell'investimento pubblico, ma anche dell'investimento privato, e Aldo lo sa meglio di tutti noi, sempre più sarà scrutinato il modo in cui si spendono i soldi. Questo sia dagli stati, inutile che richiamo la tassonomia europea, eccetera, ma anche dagli stessi investitori, e tutto questo confluisce in un river, in un flusso che sta andando avanti, in cui però molte persone, anche della classe dirigente, e quando parlo di classe dirigente non intendo parlare dei politici soltanto, mi pare che siano un po' lì a cercare di fermare il fiume.
ho polemizzato su Twitter con Bombassei, che l'altro giorno diceva: ah, i monopattini e le biciclette le costruiscono in Cina, noi dobbiamo dare i soldi per la rottamazione per le auto che costruiamo oggi, quindi non l'elettrico, secondo lui. Ora, è evidente che così non si va da nessuna parte, persino con governi molto conservatori stanno facendo delle scelte precise. Vorrei richiamare la Merkel e il piano che fa delle scelte anche, per esempio, sugli incentivi. Ultima cosa che vorrei dire: serve un quadro, e se mi consentite, il decreto clima è stato un tragico errore per me, perché il decreto clima, chiamandosi decreto clima, ha quasi impallinato la possibilità di fare una seria legislazione sul clima, di cui c'è bisogno enorme. C'è bisogno di una legge quadro sul clima, come c'è in Europa, ce ne avremo bisogno noi, l'ha fatta la Germania, la Spagna la sta facendo oggi in concomitanza con il recovery plan, perché è evidente che tu devi avere un quadro che dice quello dove puoi spendere e come puoi spendere. Tutto questo fa parte dei problemi che abbiamo, quindi ottimo il lavoro fatto da Sbilanciamoci. Ovviamente, se qui ci fossero i colleghi che si occupano di mobilità, direbbero anche ad Aldo, eccetera, eccetera. Manca ancora, non è ancora affrontato il fatto che noi non tassiamo il gas per autotrazione, perché voi sapete benissimo che oggi la mobilità sta diventando la cartina di tornasole, lo confermava la commissione l'altro giorno. Se noi abbiamo il metano che ormai, invece di darci una mano, ci butta verso il dirupo, che ci dice che noi non tassiamo per niente, e tant'è che anche quello è un deadlock tecnologico, perché in Italia abbiamo l'80% dei mezzi che vanno a gas naturale. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che non li vendiamo da altre parti. Se mettiamo, tra l'altro, la tassa, se diamo gli incentivi alla rottamazione sulle vecchie auto a benzina e a gasolio, ci beccheremo anche tutti i fondi di magazzino di tutta Europa per le automobili. Questo non vuol dire andare verso il futuro. Questo non è un discorso ambientalista. Mi sembra che queste non sono discorsi ambientalisti, tant'è che è inutile richiamare che dei sussidi ai combustibili forse se ne è occupato l'Ocse, il Fondo Monetario Internazionale, eccetera, eccetera. Mi taccio. Grazie Maria Grazia. Adesso darei la parola a Edoardo Zanchini, però vorrei approfittare, prima di dare la parola ad Edoardo, per ricordare che la campagna Sbilanciamoci ha promosso ormai da tempo un documento, un appello che è stato promosso da 42 personalità, che si chiama Per un'Italia in salute, giusta e sostenibile. Sono 10 punti appunto per cambiare rotta, cambiare strada, che invitiamo tutti a sottoscrivere. Sono già migliaia le persone che hanno sottoscritto questo documento. È stato lanciato da, ricordavo prima, 42 personalità, tra cui Giovanni Moro, Rossana Rossanda, Rosi Bindi, Alex Zanotelli, Susanna Camusso, gli esponenti delle principali organizzazioni e associazioni della società civile del nostro paese, quelle ambientaliste, quelle pacifiste, quelle che si occupano di terzo settore. Quindi, andando sul sito di Sbilanciamoci, si può scaricare questo documento, che contiene molte anche delle proposte che stiamo discutendo questa sera. Si può sottoscriverlo e continuando così la nostra mobilitazione. Io adesso passerei invece la parola a Edoardo Zanchini per l'ultimo intervento. Grazie Giulio, grazie a tutti. Insomma, intervengo per ultimo, quindi condivido molte le cose che sono state dette, aggiungo poche cose. La prima è che mi pare che questo contributo arrivi in un momento davvero opportuno, per cui brava anche a Loredana, al gruppo misto, che insomma hanno ragionato di questo contributo, perché ora abbiamo bisogno di passare dalla fase delle analisi a quella delle scelte politiche, nel senso che ormai è un po' di anni che si parla di questo tema,
grazie al lavoro fatto al Ministero dell'Ambiente, insomma, vediamo il buon Aldo Ravazzi, il lavoro che ha fatto in questi anni, ne sappiamo molto di più. Ora però, sapendone anche molto di più, dobbiamo prendere delle decisioni, anche perché altrimenti ci giriamo intorno al problema e continuiamo a pensare, appunto, che si debba approfondire. In realtà ora dobbiamo decidere che cosa fare di tutte queste analisi, e il contributo che sbilanciamoci è importante in questa direzione. Io condivido totalmente l'impostazione, a partire da quello che diceva anche la stessa Loredana. Uno degli errori fatti, appunto, anche nelle proposte, insomma, fino a qualche mese fa, era quella di pensare che di fronte a questo muro di sussidi si potesse in qualche modo pensare di arrivare con un taglio lineare che aveva come unica conseguenza di litigare con tutti. Quando invece bisogna entrare dentro la torta, bisogna capire chi c'è, molte cose si sanno, altre sono ancora da studiare. Alcuni sussidi, per esempio, non ci sono qui dentro, uno per tutti l'olio di palma, per i biocombustibili, altri sono sussidi ambientalmente favorevoli, francamente da interpretare. Io, per esempio, penso che quello che si sta facendo in Parlamento con l'ecobonus al 110% sia una misura keynesiana per l'edilizia, ma non abbia nulla di ambientale. Dare il 110% di contributo per cambiare le caldaie e metterle al gas e darle a gas, francamente lo metterei nella categoria sussidi ambientalmente dannosi, non favorevoli. Ed invece viene venduto così, per cui purtroppo c'è un problema anche interpretativo, e soprattutto c'è un problema di come dare priorità alle vere politiche ambientali che poi portano a un cambiamento, e riuscire a capezzarsi dentro questo mare magno. Il nostro approccio, come l'elemento che ritrovo nel rapporto, è quello per cui la politica deve avere il coraggio di fare due cose. Il primo è di individuare dentro l'elenco dei sussidi ambientalmente dannosi quelli che sono davvero ingiusti, su cui bisogna intervenire subito, dove non c'è una politica, non c'è un rischio sociale o di settore per le conseguenze che può avere. Sono proprio i sussidi sbagliati. Noi facciamo un elenco ogni anno di quelli su cui bisognerebbe intervenire subito. Esempio, le royalties per le trivelle. Lì è solo un problema di corretta analisi dentro il confronto internazionale. Perché il problema lì è la scarsa trasparenza, perché una delle grandi questioni italiane è che c'è pochissima trasparenza e informazione rispetto a molte di queste cose che troviamo dentro questo catalogo. Lì bisogna però decidere, punto. Non ci si fa una legge di bilancio. Si possono tirare fuori 1-2 miliardi di euro, che ovviamente vanno allocati bene. Però lì è un fatto di giustizia, cioè di smetterli di dare soldi alle solite rendite, che non sono solo quelli sussidi delle fonti fossili, ne elenchiamo alcune, poi sono riportate anche nel lavoro di Sbilanciamoci. Poi c'è il grande lavoro politico di entrare dentro i settori, perché larga parte di questi sussidi sono stati, non erano sussidi alle fossili, erano politiche di settore con cui si davano dei contributi a pezzi di settore, a categorie. Credo che si potrebbe fare un catalogo solo di quelli che sono i sussidi di cui beneficiano i militari, cioè, basterebbe quello a farne un libro e uno studio, perché rientrano da talmente tante parti che, appunto, figuriamoci l'agricoltura, anche lì non è una questione di fossili, è una questione che l'agricoltura andava aiutata per tante ragioni. Il problema è che poi tu oggi ti ritrovi un settore agricolo che beneficia di risorse europee attraverso la PAC, che vanno in una direzione quantitativa e non qualitativa, esattamente al clima. Abbiamo sconti sui pesticidi, abbiamo quelli che chiamiamo sussidi per l'uso, appunto, di benzina, gasolio, gasolio agricolo, eccetera. Insomma, ogni settore ha una sua storia. Lì bisogna fare un vero lavoro politico. Io credo che questa sia la sfida anche della fase che si va ad aprire, con il recovery plan, con quello che dovrebbe essere un'accelerazione, il piano energia e clima, dove tutto questo approccio non esiste. Ricordo, nella prima versione del PNIEC non c'era proprio il tema dei sussidi. Poi c'è entrato con l'accetta, in un modo che ancora oggi è ingestibile. Tu ora dovresti, da un lato, accelerare sul PNIEC, su quelle che sono le politiche, mentre sono totalmente ferme, dall'altro aumentare gli obiettivi e poi affrontare con i settori il tema di come spostare i sussidi verso politiche invece di virtuose di accelerazione. Qui ovviamente
si entra nei tre settori più delicati, che sono l'agricoltura, che dove per oggi sono delle alternative rispetto a quelle cose che raccontavo prima, da pesticidi e sussidi a pioggia, il settore dei trasporti, dove dentro il quale ci sono anche cose molto diverse, perché una cosa sono le navi, una cosa sono gli aerei, una cosa è l'autotrasporto, che è quello che ha più soldi di tutti, e poi però ci sono anche le auto, perché appunto il primo modo con cui tu potresti spingere la mobilità elettrica è facendo pagare davvero, diciamo, la tassa di immatricolazione e i carburanti sulla base delle emissioni. Quella è la prima cosa che dovresti fare. Terzo settore è tutto quello che riguarda i consumi civili, l'edilizia, dove anche qui abbiamo delle eredità del passato per quanto riguarda una serie di esoneri da IVA, CISE, che riguardano anche le famiglie. Anche qui la politica andava in direzione di ridurre i costi delle bollette e quindi c'erano degli esoneri, per esempio, per il gas, per il GPL. Tutte queste cose oggi non hanno alcun senso, perché tu, come dire, allora dobbiamo essere coerenti, se vogliamo spingere la lotta ai cambiamenti climatici e la riduzione dell'inquinamento, la caldaia a gas non solo non deve beccare il 110%, ma non deve neanche, il gas non deve avere neanche gli sconti che sono previsti. Tu devi avere una politica che però aiuti le famiglie ad andare verso l'elettrico, oppure il solare termico, insomma, tutto quello che sappiamo oggi è possibile. Questo approccio per settori serve per evitare impatti sociali che inevitabilmente ci sarebbero con un approccio lineare, e sarebbe un suicidio per noi ambientalisti tutto questo, ma anche per la sinistra, perché appunto non ce lo possiamo permettere. Quello ci vuole grande lucidità, bisogna affrontare di petto il tema della povertà energetica, cioè partire da lì, cioè il tema energetico va affrontato, e quindi poi il tema dei sussidi lo affronti attraverso queste chiavi, andando appunto dritti su questo, perché oggi appunto tutto si perde dentro questa confusione italiana. Anche lì nel 110% entra tutto, entra la seconda casa come l'edilizia popolare. A quel punto, siccome è così, tu gli ultimi interventi che farai sono quelli nelle periferie, perché tanto ci sono i soldi. E le aziende che vanno a rompersi, a scornarsi con i condomini in cui appunto sono persone che non hanno mai pagato le bollette, ci sono tutti i problemi che sappiamo delle famiglie, eccetera. No, tu vai nei condomini ricchi, perché sono quelli più facili che fai il 110% con la sovraffatturazione. È quello che si sta muovendo nel paese in questo momento. E chiudo, penso che questa sia oggi una discussione politica indispensabile, da incrociare con il recovery fund e il recovery plan che l'Italia dovrebbe presentare a ottobre. Io dubito che tutto questo entrerà, come non è entrato nelle slide di Colao dell'altro giorno, dubito che entrerà il dibattito ora. Ovviamente qui sta la politica, anche la nostra capacità di fare pressione per riuscirci. Questa commissione, io pure so che ci sta lavorando, ho paura che i tempi siano molto lenti e che appunto arriverà molto tardi. Anche per questo un contributo come quello di Sbilanciamoci ora ci può servire, questo ovviamente l'invito anche a Loredana, a prendere intanto il buono da prendere subito per farne un tema di contrattazione politica, anche per far capire che questo non è un tema che rimane appeso e che viene utilizzato come slogan, ma che poi può pesare in alcune delle scelte dei prossimi mesi. Mi fermo qui, grazie. Grazie Edoardo. Non so se ci sono commenti, integrazioni, correzioni, aggiunte che vogliono fare i nostri amici. Non so, Aldo, Loredana, Maria Grazia. Devi accendere. Perché mi sei spostato. Volevo soltanto dire una cosa rapida sulla questione, diciamo, del dibattito politico. Ecco, io credo che appunto noi abbiamo oggi davvero l'urgenza, come dicevo prima, insomma, di far sì che tutto questo entri nel dibattito pubblico e anche però assumere, diciamo, questo ovviamente per quanto mi riguarda. Io penso che noi, come al solito, ci troviamo di fronte a una situazione molto complessa. Quando io ho visto riapparire l'emendamento sulla rattamazione, diciamo, come da mettersi le mani nei capelli, così come dicevo sull'eco bonus, misura strutturale che noi sappiamo bene quanto può funzionare, ma che deve essere indirizzata, perché invece di darlo sull'innovazione, diciamo, magari sulle caldaie di cogenerazione, viene appunto dato sul gas, e noi ci troviamo di fronte sempre a delle contraddizioni. Ma tutto questo anche perché io credo che anche noi, forse, lì ci sono degli stati generali, non per fare il controvertice, però forse magari anche tutto il mondo, diciamo,
ambientalista o dei vari, dovremmo forse avere il coraggio anche noi di mettere in campo rapidamente anche, insomma, anche degli stati generali nostri, insomma, per cercare di condizionare fortemente anche questa ripartenza. Mi chiudo davvero. Grazie, Loredana. Altri? Se no, Aldo, vuoi dire? Semplicemente io mi ero preparato una lunga serie di cose che mi accompagnano. La libreria dietro è piena di documenti nazionali e internazionali sulla riforma fiscale ecologica e la rimozione e riforma dei sussidi ambientalmente dannosi, a cominciare da quelli alle fonti fossili che fanno del male al clima. E avevo ritrovato questo lavoro di von Weizsäcker, che molti conoscono perché è stato presidente del Club di Roma a lungo e quello che ha scritto Fattore 4 sull'efficienza delle risorse, e con Jochen Jessinghaus, che alcuni pochi conoscono come esperto dell'Eurostat, dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, del JRC. Loro già nell'89-90 venivano fuori con Ecological Tax Reform, dove ci sono tutti gli accenni necessari. Abbiamo bisogno di reimpostare anche il sistema fiscale su modi di produzione e consumo che vadano all'incontro di una transizione ecologica, di nuovi modelli che riconoscono il problema del clima, della biodiversità, i sussidi dannosi alla biodiversità, peraltro un elemento importante anche in questo anno che deve essere dedicato a natura e capitale naturale, e dobbiamo riuscire a fare avanzare le cose a livello tecnico, per quanto mi riguarda, a livello di think tank, come c'è l'ottimo rapporto di Sbilanciamoci consente, e a livello politico per coloro che ne hanno la responsabilità. Grazie Aldo. Ahimè, Antonio Cederna negli ultimi anni della sua vita diceva che più o meno lui negli ultimi 30 anni aveva scritto sempre più o meno lo stesso articolo, diciamo, sui disastri ambientali del nostro paese. Speriamo che non sia così anche per questo rapporto e per le altre cose che stiamo facendo, diciamo, società civile, associazioni, campagne, eccetera. Io vorrei intanto ringraziare, non è presente con noi, Matteo Lucchese, che è il ricercatore di Sbilanciamoci, che ha coordinato, diciamo, la stesura di questo rapporto, ma per motivi accademici sta esaminando gli studenti, sta facendo gli esami, non è presente con noi. Vorrei ringraziare Loredana De Petris, Aldo Ravazzi, Edoardo Zanchini e Maria Grazia Midulla. Vorrei ricordare anche che da lunedì il rapporto si può scaricare e ne stamperemo delle copie, e insomma, se Loredana pensa che sia una buona idea, possiamo inviarlo ai deputati e ai senatori che si occupano di questi temi, perché così possono avere qualche elemento in più per valutare, per giudicare. Poi, se saremo invitati, io non so se WWF e Legambiente hanno ricevuto un invito, noi ancora no, ma se saremo invitati agli Stati Generali porteremo questa riflessione, speriamo di essere invitati, questa riflessione, diciamo, agli Stati Generali, appunto, che stanno iniziando, insomma, che avranno, diciamo, per più di una settimana molti interlocutori e molti soggetti che verranno sentiti e verranno, diciamo, con i quali ci sarà un confronto su questi temi. Ecco, abbiamo bisogno probabilmente anche noi, come ricordava Loredana, di stati generali, diciamo, nostri, per poter approfondire meglio questa discussione. Io vorrei ringraziare però oltre Loredana, anche Aldo Ravazzi, Edoardo Zanchini, Maria Grazia Midulla e tantissimi, diciamo, che hanno collaborato, sono stati sentiti, diciamo, per scrivere questo rapporto, da Anna Donati a Veronica Neris, a tanti altri che abbiamo sentito, diciamo, per avere consigli, avere suggerimenti, avere proposte. E se il rapporto è così ricco anche di idee, noi speriamo, e grazie anche al contributo che questi amici, queste amiche hanno voluto darci per contribuire a scrivere un rapporto che in realtà è un lavoro collettivo. Quindi grazie ancora a tutti voi, grazie a chi è stato in ascolto in questa ora e mezza quasi, e ci rivediamo quindi nei prossimi appuntamenti. Ricordiamo di andare sulla pagina di Sbilanciamoci, perché ci sono appunto le indicazioni su come continuare il lavoro su questi temi e sui prossimi appuntamenti che la campagna promuove nelle prossime settimane. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Grazie. Grazie.